e arriva comunque la remote da parte della regina all'ultimo minuto, comunque gli ultimi minuti di partita contro il Pordenone in trasferta a Lignano Sabbiadoro, ed è un punto comunque per come si era messa la partita sicuramente importante, anche se qualcosa in più questo ci aspettavamo, partita che non mi sono visto, però comunque un pareggio arrivato comunque in rimonta contro un avversario che era ultimo in classifica, fino a questo momento a 0 punti in classifica, quindi abbiamo mosso la classifica del Pordenone, ma qualcosa in più onestamente mi aspettavo. Alla fine comunque Regina che mantiene, diciamo, la casella delle sconfitte a 0, però onestamente, ripeto, qualcosina in più da questa trasferta mi aspettavo. Ancora comunque zona playoff, ancora in mano della Regina, perché abbiamo raccolto 9 punti in 5 partite, che comunque sono un ottimo bottino, e adesso comunque già in ottica prossima partita, perché bisogna pensare solamente a quello. Dopo comunque questo pareggio, analizzando la partita, bisogna pensare subito alla prossima. La Regina comunque affronterà il Frosinone di Mister Grosso, quindi una partita comunque assolutamente complicata, con un Frosinone che alla fine, secondo me, svolgerà un ruolo durante questo campionato molto simile a quello della Regina, quindi un po' di outsider, e che comunque alla fine si ritroverà a lottare per i playoff. Attualmente proprio a pari punti con la Regina a 9, davanti per differenza reti, e comunque fatto sta che è una partita, è uno scontro playoff, ma che la Regina gioca al granillo e che deve comunque portare via per poter comunque cercare di scavalcare i Frosinone in classifica e di rimanere attaccato alle prime posizioni della classe. Detto questo, bando la partita, Pordenone che passa in vantaggio a fine primo tempo con il gol di Magnino, assist di Kupic, e la Regina che riesce, dopo comunque tanti cambi, a pareggiare con il solito Galabinov, che si conferma giocatore fondamentale. Arriva il gol su assist di Bellomo e un pareggio comunque importantissimo per come si era messa la partita, assolutamente importante, anche se, ripeto, visto comunque come era messo l'avversario a livello mentale, tutto, qualcosa in più mi aspettavo. Nel finale c'è anche tempo per l'espulsione di Czernanowski, e comunque il Pordenone che rimane 10 per alcuni minuti, ma comunque non cambia nulla in quello che è poi il contorno della partita. Per quanto riguarda velocemente le statistiche, andiamo un po' a vedere una partita comunque con povera di occasioni: 10 tiri a 12 per la Regina, tiri in porta 1 a 2, quindi massima precisione per il Pordenone che fa un tiro, un gol, e possesso palla 36% per il Pordenone e 64% per la Regina, quindi pareggio che comunque in trasferta ci può stare. L'anno scorso mi ricordo a Pordenone pareggiamo 2-2, gol di Floruncio al 90esimo tra l'altro, e negli ultimi minuti di partita, però a parte questo comunque un pareggio che ci può stare. Però onestamente, considerando l'avversario, soprattutto il momento dell'avversario, mi aspettavo almeno i 3 punti, così comunque non è avvenuto. Adesso pensiamo alla prossima, da vincere in casa col Frosinone, e nulla, questo è. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.